Una bella sorpresa sicuramente avere con noi ed è un piacere immenso Marianna Mammone, Big Mama. Grazie a Marianna per questa sua disponibilità. Come stai innanzitutto e dove stai, Marianna? Ciao, grazie innanzitutto. Io sto molto bene. Sono a Milano adesso, nella mia cameretta a Milano. E boh, faccio questa intervista purtroppo lontana da casa, ma siamo a Milano, che dobbiamo fare? Da quanto tempo manchi dall'Irpinia? Perché tu, ripetiamo, sei di San Michele di Serino, quindi vuol dire sei una nostra conterranea. Da quant'è che manchi da queste parti? L'ultima volta sono venuta per Natale, quindi da Natale sono poi ritornata a Milano e ci manca, ci manca. Qualche augurio di Natale che ti è sfuggito, magari lo possiamo fare post Natale. Sì, auguri per il Natale passato. Allora Marianna, noi ti abbiamo disturbato perché ovviamente siamo davvero tutti con te, stiamo suonando la carica perché il 10 febbraio, in occasione della serata dedicata alle cover, tu insieme a Elodie interpreterai tra l'altro un brano molto tosto, però volevamo parlare soprattutto di questa tua esibizione a Sanremo, che per te cosa rappresenta dopo aver comunque riscosso grande successo al concertone del 1° maggio? Per me è un altro bellissimo e grandissimo traguardo e ovviamente la speranza è quella di lasciare il segno anche questa volta. Diciamo che dopo tutto il lavoro che ho fatto in questi anni, io sono sempre una persona molto umile, però penso di meritarlo. E quindi mi aspetto sicuramente una bellissima serata e mi aspetto di rendere fiere tutte le persone che mi guardano, un po' di più ovviamente chi mi guarda dall'Irpinia. Come è nato questo duetto con Elodie? Se ti sei sentita con lei, perché tra l'altro il brano che interpreterete è una canzone anche diciamo molto hard, molto difficile, no, da interpretare. Ma allora ogni volta mi fanno domande del tipo come è successo? Vorrei dare sempre una bellissima risposta, tipo super argomentata, ma in realtà mi è arrivata una chiamata, vuoi fare il feat con Elodie? Io, sì. Letteralmente è andata così. E piste per provare un paio di volte, una di queste volte abbiamo ovviamente provato anche all'Ariston e la canzone è tosta, ma è bella perché è tosta. Insomma, sarà un'altra grande bella sfida, tra l'altro tu sei abituata alle sfide, no? E il tuo rapporto con l'Irpinia com'è? Perché ho letto in qualche intervista che hai rilasciato tra l'altro di recente, insomma, che è un rapporto diciamo agrodolce con la nostra terra. Sì, sì, a me piace, è un odi et amo. E io amo le mie origini, amo le mie radici, amo la mia famiglia, ma soprattutto amo il mio paese. Diciamo che a Milano giro per le strade e sono una fra tanti, invece quando torno nel mio paese sento di essere una persona speciale per le persone che lo abitano e questa cosa mi rende davvero fiera perché è quello che volevo dalla vita, è una sorta di riscatto che mi meritavo. Dopo quello che ho subito negli anni non ho avuto un'adolescenza facile, purtroppo il giudizio delle persone è sempre stato costante, però ad oggi che sono molto più matura riconosco che sono questa persona grazie alle mie origini, sono questa persona grazie al mio passato, quindi da un lato ti dico, magari aver avuto un'adolescenza meno difficile sarebbe stato più carino, ma sicuramente oggi sono la persona che sono grazie alle mie origini. Non sono una persona che rinnega di essere stata bene lì dove è nata, anzi io ci ritorno appena posso, spero di ritornarci e starci il più tempo possibile perché è casa mia. Eh sì, cosa ricordi in particolare di San Michele di Serino? Tra l'altro la comunità tutti stanno in ansia, in apprensione per te, non vedono l'ora di sentirti cantare fieri, orgogliosi ovviamente della loro Marianna. Sì, dai. Cioè io veramente del mio paese porto tutto nel cuore, per me è sempre stato un po' il mio posto sicuro e per quanto anche la vita nel paese magari qualche anno sia risultata abbastanza difficile,
sono i ricordi che ho e che porto con più gioia. E sono felicissima che il paese in questo momento mi stia così tanto vicino e ho saputo che vogliono organizzare una serata per vedere tutti insieme Sanremo in piazza ed è una cosa che mi rende davvero davvero felice. Ad esempio anche quest'estate ho fatto un concerto a San Michele, il paese era pieno di persone, cioè ho proprio visto l'amore che è quello che penso di meritarmi dal mio paese, e quindi sono davvero felicissima. Ci fa davvero piacere di aver sentito queste parole e di essere ancora molto legata alle tue radici e quindi a San Michele di Serino. Il messaggio forte che porterai al di là della canzone esplosiva sul palco del Festival di Sanremo da parte di Big Mama, qual è? Ma sicuramente il mio messaggio è: se hai un sogno, puoi prenderlo, cioè puoi acchiapparlo, non c'è nulla che ti ferma e che ti deve fermare. Alla fine, anche se una cosa risulta impossibile, devi provarci lo stesso. Se qualcuno qualche anno fa mi avesse detto: tu ragazzina di San Michele di Serino, tu ragazzina avellinese, riuscirai mai ad arrivare sul palco dell'Ariston? Magari avrei detto: ma va, non ci riuscirò mai. E invece ho resistito così tanto, ho lottato così tanto per il mio sogno che il 10 febbraio sarò in televisione a fare un duetto con una persona che stimo tantissimo, che attualmente per me è una delle persone più brave nella musica in generale in Italia e anche diciamo fuori dall'Italia, perché la trovo un'artista molto internazionale. E sono davvero fiera, cioè alla fine il messaggio che porto è continuare a lottare per i propri sogni, anche se i propri sogni sembrano impossibili, perché io ci sto andando. Eh sì, infatti, ma il sogno l'abbiamo raggiunto in qualche modo anche noi. Io ti sto facendo l'intervista e questo è un segnale importante anche per noi che siamo cronisti di questa provincia, fieri di una ex ragazzina, una bambina di San Michele di Serino che adesso è arrivata al Festival di Sanremo, come dici tu, se me lo dicevano qualche anno fa, non ci potevo credere. Ma Marianna, ti ricordi da bambina quali erano le tue canzoni preferite? Beh, allora, da bambina a bambina io ho questa storia che è fantastica. Io non ho mai avuto una nonna materna perché, diciamo, è morta quando ero molto piccola, però mi sono legata tantissimo alle sorelle di mia nonna e da bambina io ero praticamente figlia del neomelodico, cioè a casa di mia zia Carmelina si cantava solo neomelodico, quindi io sapevo tutte le canzoni a memoria. Mi mettevano tipo a Pasquetta oppure a Ferragosto a cantare sulle panchine e c'ero solo io che cantavo tutto il repertorio, insomma, delle mie zie. Poi ovviamente negli anni i miei gusti sono cambiati. Ovviamente mi sono avvicinata al rap e poi sono diventata un po' più dura nei gusti, ecco, quindi musica forte Però per la. ti ricordi una strofa, una decina di secondi di una canzone della nonna, cioè che ti è rimasta magari nel cuore, sarebbe un bel messaggio anche di grande affetto per tutti i nonni e le nonne che magari sicuramente ti seguiranno con grande amore. Ma Contato diciamo. quello che. E un po' tutte, sicuramente un po' tutte. Una che ho deciso poi di cantare anche sul palco quando ho fatto il concerto a San Michele è Trapanarella. E come fa Marianna? Dai, Non me giusto. la far cantare, non me No, la far due cantare. secondi, 2 secondi, Marianna, Trapanarella. No, non me la far Tanto cantare Gigione, non ci sta seguendo, quindi la possiamo fare tranquillamente. di più. Ah, ma è un grande Gigione, cioè io penso che tutta la. E penso che proprio tutti i ragazzi come me siano cresciuti pane e Gigione, incredibile. Ah, Trapanarella, quindi rappresentava una delle hit della tua adolescenza. Complimenti, complimenti Marianna per i dribbling che sei riuscita a fare perché poi hai schivato in qualche modo la richiesta della canzone, però magari conserviamo la voce per il Festival di Sanremo. Questa intervista avviene alla vigilia, nelle ore dove si celebra la Candelora al Santuario di Montevergine, la Maschiavona e la Madonna degli Ultimi. Ci saranno migliaia di pellegrini, ci sarà Vladimir Luxuria è una festa arcobaleno e tu in qualche modo interpreti anche l'arcobaleno con i tuoi messaggi, anche con le tue canzoni, il tuo modo autoironico di porti, un messaggio alle persone a prendere in mano quello che è il loro futuro e soprattutto la loro personalità.
Diciamo che questo potrebbe essere una sorta di coming out ufficiale per l'Irpinia. Io voglio consigliare a tutti i ragazzi e a tutte le persone che magari stanno soffrendo perché si sentono sbagliati nel loro essere di uscire allo scoperto. Non c'è nulla di male, in una sessualità oppure in una qualsiasi identità di genere. Quindi c'è bisogno di fare un passo avanti e non dei passi indietro. Voglio consigliare un po' a tutte le persone, a tutti i familiari, di accettare i ragazzi sempre, a prescindere dai loro gusti, perché sono comunque i vostri figli, non è che un gusto li cambia, oppure un modo di essere, oppure un'identità li cambia in qualche modo. Quindi siate aperti e per tutti i ragazzi, fate come me, vivete la vostra sessualità, in maniera tranquilla, non c'è nulla da nascondere. Adesso so che tutte le mie zie, mi staranno guardando, tutte le persone del paese, e io non ho vergogna di dire chi sono. Io attualmente sono fidanzata con una ragazza, sono felicissima di questa cosa, non ho bisogno di nasconderlo perché non c'è assolutamente nulla di male. Quindi non abbiate. Io ti amo tantissimo anche per quello che ci hai detto, davvero. Se prima ti amavo e adesso insomma ti amo ancora, ancora tantissime volte di più, e proprio per questo amore esploso nello studio di Telenostre Prima TV, magari ti perdono e non ti faccio cantare Trapanarella, così conservi la voce. Niente, per dimostrare, testimoniare la tua disponibilità, anche la tua umiltà, quando io ti ho chiesto quanti minuti ho a disposizione per intervistare, tu hai detto: ma fai quanto poi ti scocci, e questo è un altro applauso, una standing ovation dalla redazione per Marianna, per Big Mama. A proposito, Big Mama, perché da dove nasce questo nome? Te l'hanno chiesto in tanti, e quindi magari lo ribadiamo anche al pubblico di Telenostre Prima TV. Big Mama. Beh, in realtà è una sorta di traduzione sbagliata del mio cognome. Io di cognome faccio Mammone, e quindi tipo grande mamma, big mama, cioè da quando ero piccolina mi chiamano tutti i miei amici così, quindi è un po' nato così in maniera naturale, non è stato uno di quei nomi pensati del tipo oddio, ok, voglio fare musica, come mi devo chiamare? Cioè è stata una cosa praticamente nata da sé ed è figo, è anche autoironico, insomma, nel senso racchiude un po' quella che sono io, un nome che secondo me è molto impattante, però allo stesso momento c'è anche quella consapevolezza del potersi, tra virgolette, prendersi in giro da soli, no? E quindi secondo me è molto bello come nome, ce cioè lo trovo proprio perfetto, suona bene, mi sta bene, stupendo. Senti Marianna, noi ti aspettiamo in Irpinia, a San Michele di Serino, Certo. dove hanno già preparato non solo una festa post Sanremo, ma anche dei prodotti tipici della zona. Tu lo sai che la nostra provincia è ricca di prodotti, di profumi. La terra di Irpinia si distingue anche per questo. In particolare c'è un prodotto che ami, te lo facciamo arrivare direttamente a Milano. Oddio, ma in realtà tutto, cioè Irpino. io Irpino. Le castagne di Serino, possiamo metterla così? Allora, le castagne sì, ma ci sono delle cose che a Milano. Allora, le castagne arrivano anche a Milano, cioè quelle avellinesi arrivano a Milano. Una cosa di super avellinese che non arriva a Milano è tipo il caciocavallo. Ah, e allora ragazzi, abbiamo finalmente in esclusiva internazionale scoperto qual è il regalo che possiamo fare a Big Mama quando ci delizierà con Elodie al Festival di Sanremo. Caciocavallo promesso, cara Marianna. Noi niente, voglio dire, non vogliamo ascoltare Trapanarella, però se ci fai giusto 10 secondi di una tua canzone ci farebbe immensamente piacere. Allora, devi sapere che queste cose mi imbarazzano da morire e sono cose che io proprio ogni volta che me le chiedono dico sempre di no, ma non perché me la voglio menare e non ti voglio fare un pezzo, Assolutamente, assolutamente. credo troppo figa. Ma è proprio perché sono così tanto umile che ho paura di fare dei pezzi live così, perché ho paura che magari uno che ascolta dice: ah, vedi, è voluto andare in televisione solo per far sentire la sua musica. Invece noi abbiamo tanto da dire e quindi non ne abbiamo bisogno. Tu lo sai, noi giornalisti siamo un po' ficcanaso, ci proviamo, Sì, insomma. no, ma se voi possiamo fare un collegamento speciale con mia zia, che sarà sicuramente cantare Trapanarella.
Ah, quindi insieme, un duetto dopo Elodie, un duetto con tua zia e fate insieme. Mamma mia, Melina, top, la vogliamo. Ok, ciao Marianna, grazie, grazie per tutto quello che sei. Ti seguiremo davvero a cuore aperto per Sanremo. Un bacione a Big Mama, grazie. Marianna Mammone. Ciao, grazie di tutto. Buon Sanremo, ciao.